cakes, yeah. Io mi consolo così. Pancakes time. Yeah, ma troppo buoni i miei pancakes. Eccoli qua, pronti i miei pancakes. Guardate com'è bella questa piramide food porn, è tutto sano, tutto light. Vi ho fatto la ricetta sul mio secondo canale. Ho il video sul mio secondo canale, se volete lasciatemi un bel pollice in su per questa super merenda. Poi qua ho fatto un caffè macchiato, yummy yummy. Cioè guardate aperto com'è buono, sembra una torta. È buonissimo, oh mio Dio. È proprio buona questa nuova ricetta che ho inventato dei pancake. Pensate che l'altra volta sono venuti dei miei amici qua e li ho fatti, glielo ho fatti mangiare prima di andare in palestra. Madonna mia, erano buonissime. Infatti mi hanno chiesto la ricetta, pensavano chissà cosa ci fosse dentro di super calorico, perché veramente sono troppo buoni. Ho trovato la cioccolata al 99%. Guarda che bella. C'è pure io, tutto nero. È proprio tutto cacao, è ottimo. E poi c'è anche più proteine, 13 grammi proteine. È ottima questa qua, veramente stava pure in offerta. 1,80 se non mi sbaglio, l'ho pagato. Guarda com'è bello gli ingredienti: pasta di cacao, cacao magro, burro di cacao e zucchero grezzo di canna. Sta alla fine lo zucchero, quindi è pochissimo. Ed è tutto cacao, è ottimo. Poi ho preso pure questa qua che l'ho vista e mi ha incuriosito, come se non avessi abbastanza tisane. C'è scritto per capelli e unghie. Adesso la provo pure. Comunque i miei capelli già sono super lucidi. Comunque come ingredienti: ortica, equiseto, tè nero e tè bianco e ibisco. Quindi per quale motivo dovrebbe fare bene i capelli alle unghie? Vabbè, comunque un mix di erbe che fa sempre bene. Adesso la provo. Comunque questa non costava poco, tipo sui 4 euro. Vabbè, comunque, vabbè, adesso me la bevo pure. Ecco qua, proviamo subito. Com'è? Così se fa schifo ve lo dico. Papà, hai visto, ho comprato la tisana capelli e unghie. Che tisana capelli e unghie. Che cazzata. Che cazzata. Capelli e unghie. Ma perché? Perché erbe ci sta? Tutte erbe per capelli e unghie. Ah, vuoi pure tu? Può darci che ti crescono i capelli se te la bevi. Wow, magari no, vabbè, a te è solo un le miracolo. Io non le tengo, mi crescono molto presto. Ah, e quindi non davo, meno male, risparmiamo. No, è mia mamma che parla col cane, non ce l'ha di casa. Comunque, adesso mangio una banana. È piccola sta banana, è una mini bananina. Premettere che è tardi. Tipo le 8:15. Fra un quarto d'ora dobbiamo cenare, ma io ho troppa fame. Devo mangiare assolutamente qualcosa, se non muoio. Però voglio mangiare qualcosa di leggero, per non appesantirmi, perché ci aspetta una super mega cena esagerata. Non mi voglio rovinare la fame, anche se non c'è per questo pericolo. La banana non mi sazia, mi pulirà un po' lo stomaco, insomma. Non so voi, ma a me la banana mi fa un effetto strano. Mi fa venire una fame esagerata, cioè non so com'è. Ma quando mangio la banana si apre una voragine nello stomaco, tipo antipasto, non lo so se pure a voi. Vediamo com'è la tisana. Non è male il sapore. Buona. Ma di che cosa sa? Aspetta. Ho il contrasto sulla bocca di banana, però mi sembra anche abbastanza dolce. Buona. Che capelli lucidi mi ha fatto. No, non è vero. Capelli lucidi. Merito non della tisana. Dei miei prodotti buoni buoni. Bio. Vi faccio vedere un po' anteprima della cena che ci aspetta. Guardate nel frigo, questo ha preparato tutto mio padre. È un mostro proprio, guardate che ha fatto. Tutto, vuole fare tutta una serata a giappo praticamente. Saremo tutti qua a mangiare. Ha preparato tutte ste robine. Guardate questi roll, l'ha fatti lui. Cioè non so come faccia, c'ha una creatività peggio di me, incredibile. Guardate come sono belli, poi dopo ve li faccio vedere meglio. Madonna che fame, cioè guardo sta roba, come faccio a resistere? E non finisce qui. Poi ci sono tutte le salsine. Beh, questa è la nostra salsina, quella che vi abbiamo fatto il video. Poi qua c'è un'altra salsina. Noodles e patatine. Eccoli qua, i noodles. Oddio che buoni. Anche il filetto di salmone da fare cotto. Insomma io sto per svenire, ma qua c'è anche il mio amore. Cookie, che c'è? Amore, qualcuno vuole bere a me?
Amore, dammi un bacino a me. Amore, ma perché? Amore, ma perché mi ringhi? Ciao, amore. Guarda, c'è anche gli occhi rossi a causa del flash del mio mostro. Amore. Se ne è fuggito. Dai, loro poi pensano che è proprio cattivo, ma quello solo con me è così. Guardate con mia mamma com'è bravo. E con me non l'ha da retta mia mamma. Non l'ha da retta. Ovviamente dà ragione al cane, mia mamma. Amore, che c'è? Eccolo. Non c'entra. Ah, non l'ha da retta. Come non l'ha da retta? Cookie, non l'ha da retta. Cookie. Cookie non è da retta, lasciala stare. Fai un sorrisino. Che c'è? Facciamo bacia. Fatto bacia. Non fare cattivo, Cookie. No, ma cattivo, che lo ride. Fate come ride. Cookie. Dalle un bacio sul naso. Bravo. Cookie, devo chiamare il telefono cane. Saperlo prima che mi faceva tutta. Andiamo in bianco. Oh, non sono qua. Essa. Ma secondo me è proprio... prima ci sono dovuta mettere, si doveva mettere su. Tornata a casina, sono stanchissima. Mia sorella mi ha regalato questi qua, guardate come sono carini, sono dei cuoricini, me ne ha regalati due. Infatti quando l'ho vista sono impazzita. Sono quei piccoli regalini che secondo me sono più belli di un regalo super prezioso. Perché guardate che pensiero ha avuto. Ha detto guarda come sono belli questi cuoricini. Sono shabby chic. Me ne ha presi due e adesso non so dove li voglio mettere. Penso che nella cucina no, sono sprecati. Penso che li metterò tipo nella camera da letto. Sono troppo troppo carini. Adesso tisanina, abbiamo mangiato tante tante cose, mamma mia, mio padre ha fatto tantissime cose, ha fatto tanti tipi di roll, poi ha fatto i noodles, poi ha fatto il sashimi, ha cucinato tutto lui, gli involtini primavera, la salsina verde, quella che vi ho fatto il video per il sushi, anche un'altra salsina che vi ho fatto vedere rossa, agrodolce per gli involtini primavera, roll sia cotti che crudi, ha fatto tante tante cose, veramente è un mago veramente. E quindi adesso mi faccio una tisanina e poi mi devo mettere al computer a terminare un po' il montaggio del video, metterlo a caricare il video di domani. E sistemerò anche un po' il blog bevendo la mia tisanina. Fatemi sapere secondo voi dove potrebbero andare bene. Io penso più in camera da letto, tipo appesi vicino ad un armadio. Oh, non è caduto. Però non si è caduto. Versione cartone animato. Prima del momento tisanina vi volevo far vedere questi qua che mi ha dato mia sorella. Cioccolatini di Venchi, che io adoro la cioccolata di Venchi. Me l'ha dato qualcuno, questo è tipo fondente con le paline di cioccolato, di nocciola, cremino a pistacchio. Poi mi ha dato questo qua a cocco. Prima di bermi la mia consueta tisana e andare a computer a montare il video, a proposito di San Valentino, perché questi qua sono un residuo del regalo che ha avuto mia sorella di tutti i cioccolatini dal suo fidanzato, è stata così carina che me li ha conservati qualcuno per me. E voi giustamente volete sapere un po' cosa sta succedendo perché avete visto il vlog precedente e anche quello prima di San Valentino in cui avete visto che Max non c'era, quindi vi siete chiesti come mai non c'è, dove sta Max, quando torna Max, tutte queste cose. Avete visto un po', anche se non ve l'ho detto esplicitamente, però
avete visto un po' il mio brutto periodo, insomma, fa virgolette, che sto vivendo, e che in effetti ci sono comunque dei problemi, penso che l'avete capito, un po' di problemi, di insomma, quindi boh, niente. Anche se, come vi dico sempre, voi siete delle amiche, per me mi sento veramente libera, come se parlassi con una mia amica, non ho assolutamente nulla da nascondere, però ci sono anche tante persone che si vogliono fare i fatti miei, conoscenti, ma pure insomma della sua famiglia eccetera, mi va di, comunque di mettere in piazza le nostre cose, però insomma questo è quanto, e sì è così. E così, ma non ci arrendiamo, ma soprattutto andiamo avanti, sempre col sorriso, sorridere sempre ragazze, sempre, anche se ci sono i problemi. Io penso, quando uno dice solo alla morte non c'è soluzione, non c'è rimedio, ed è vero. Quello mi sembra un cartone animato. Sono abbastanza ridicola a parlare di queste cose serie, ma vabbè, mi perdonerete, sdrammatizziamo un po'. Io penso che sì, è vero, solo alla morte non ci sia rimedio. E non solo alla morte, però secondo me anche ad alcuni problemi di salute e di malattia. Quindi finché abbiamo la salute ce la facciamo, siamo forti, possiamo andare avanti. Volevo quindi semplicemente dirvi che io sto bene, sto molto bene, e niente, vi saluto così. E adesso tisanina e computer al mio lavoro, i miei video che amo tantissimo, e ci vediamo domani con un nuovo video. Mua! E grazie per avermi fatto compagnia, ciao. Poco dopo, finiti tutti.